Quinto punto all'ordine del giorno, risposta ad interrogazione del gruppo consigliare progetto Atessa, protocollo numero 19975 del 20 settembre 2019, avente ad oggetto segretario generale del comune, nomina consigliere Fiorito. Grazie, Presidente. L'interrogazione è finalizzata a sapere a che punto sta la nomina del nuovo segretario generale del comune. Grazie. Sindaco. Allora, su questo argomento il consigliere Fiorito ha già fatto richiesta agli uffici che hanno risposto dandole alcune informazioni e ricordandole anche come funziona la procedura. Siccome lei vedo che mi fa piacere naturalmente, che è particolarmente diciamo interessato a questo argomento, lei adesso presenta un'interrogazione al sindaco e è opportuno quindi che, non essendo lei stato soddisfatto della risposta che le hanno dato gli uffici, è opportuno. Scusate, anche sì, io ho chiesto solo le copie delle domande, non ho fatto. Le copie delle domande si vincono anche alcune cose e non hanno dato solo le domande, le hanno anche dato una risposta su come funziona che il meccanismo. Sappiamo che i sindaci e i presidenti della provincia all'inizio del loro mandato o in caso di vacanza della sede individuano il segretario, tra quelli naturalmente che stanno nell'apposito albo e nelle fasce professionali corrispondenti. A questo fine richiedono a quella che era l'ex agenzia, che oggi è la sezione regionale dell'albo dei segretari regionali, la pubblicazione. Questo è avvenuto, tutta la procedura è stata espedita e il capo dell'amministrazione individua tra i soggetti interessati alla nomina il nuovo titolare ed invia l'atto alla prefettura competente e tutte le procedure. Ora, nell'attuale quadro ordinamentale, il segretario comunale, come lei sicuramente sa, consigliere Fioriti, è una figura composita, per usare un'espressione del professor Sartori, politologo, è una specie di ircocervo, perché da un lato è funzionario statale assunto per concorso, ma dall'altro è preposto allo svolgimento effettivo delle sue funzioni attraverso una nomina discrezionale del sindaco. L'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 99 della legge del 2000 recita che il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario scegliendo tra gli iscritti all'albo, cioè, per questo non c'è bisogno nemmeno del curriculum, quindi a lei sono stati forniti, ma non c'è nemmeno bisogno di questo. Il Consiglio di Stato, a proposito del Consiglio di Stato, con una sentenza del 2001 ha ribadito che la scelta del segretario comunale da parte del sindaco è ampiamente discrezionale, fondandosi su un rapporto fiduciario e quindi non richiede specifica motivazione e prescinde anche dall'elemento curriculare, come ho detto. Quando vi è una sede vacante si fanno le procedure che ho sinteticamente ricordato. Nelle more dell'attuale situazione che noi abbiamo, ci siamo serviti grazie alla disponibilità, all'impegno e alla professionalità della dottoressa Maturo, e prima ancora del vice segretario Enzo Mena, che comunque continua a lavorare anche per quello che riguarda il lavoro della segreteria comunale. Quello che le posso dire è che stiamo cercando, in collaborazione anche con la sezione regionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali, stiamo cercando di individuare il profilo migliore, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto l'aspetto formale, quindi non lasciare nulla di intentato e nulla in sospeso. Ci sono naturalmente delle difficoltà e queste difficoltà non è che le diciamo noi da Atessa, sono note, sono evidenziate anche dall'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, che lei magari avrà letto anche per, diciamo, sulla documentazione personale. La Regione Abruzzo ha oltre il 61%, è la prima regione in Italia, la più scoperta, è il 61% delle sedi non presidiate da un segretario comunale. 61%. Negli ultimi anni
il numero di segretari comunali dal 2010 al 2019 è diminuito di quasi 700 unità. L'immissione di nuovi segretari è estremamente lenta. Ora, il perché, c'è tutta una discussione, qualcuno li voleva abolire, eccetera, eccetera, lasciamo stare questa discussione adesso, ma di fatto è un processo estremamente lento, tant'è vero che qualcuno, ironizzando, quello che è stato bandito l'ha definito il concorso più lungo d'Italia, perché il concorso è stato autorizzato con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 24 giugno del 2018, è stato bandito a dicembre del 2018 e attualmente non si sono svolte nemmeno le prove preselettive. Questa è la situazione oggettiva, che dipende appunto da scelte di carattere generale che, diciamo, in Abruzzo determinano una particolare pesantezza con i dati che lei avrà, ma nel caso le possono essere fornite, che sono qui dell'Unione Nazionale Segretari Provinciali e Comunali. Quindi, in una situazione di questo tipo è chiaro che si fa più difficoltà, ma una cosa che posso dire, era stato già detto l'altra volta, ma glielo ribadisco con la massima, diciamo, decisione, sicurezza, e potendolo provare in qualsiasi momento, quello a cui lei chiede, a cui noi teniamo, la garanzia di legittimità degli atti, è assolutamente garantita ed è stata garantita fino a questo momento dalla professionalità del lavoro, come ricordava la dottoressa Maturo, che ricopre più di una sede vacante di segreteria, a cui appunto siamo ricorsi fino adesso grazie alla sua disponibilità a scavarlo. Mi auguro naturalmente che nei prossime settimane, prossimamente quando prima, riusciremo a risolvere questo problema, ma questo problema attualmente non determina nessuna particolare, e non ha determinato almeno fino a questo momento, nessuna particolare disfunzione né nessun particolare problema dal punto di vista della garanzia di legittimità degli atti nel lavoro che ha svolto questa amministrazione, grazie a tutti quelli che ci hanno collaborato e ci hanno lavorato. Grazie. Consigliere Fioriti. Grazie della risposta. È chiaro, è fuori discussione che le difficoltà sono ben note, ed è chiaro, anzi colgo l'occasione per ringraziare anche io la dottoressa Maturo, perché obiettivamente se non ci fosse lei ci staremmo davvero in difficoltà. Io ho fatto la richiesta perché addirittura ci sono alcune recenti interpretazioni della Corte dei Conti che tendono a valutare ancor più la figura del segretario generale per quanto riguarda proprio la legittimità, nonostante ci siano anche delle situazioni avverse che vorrebbero cancellarlo dall'ordinamento. È chiaro ed evidente, mi consta tranquillamente il duplice rapporto di servizio da una parte nei confronti del sindaco e di lavoro nei confronti dello Stato. Sta di fatto che comunque sei persone che sono nelle condizioni di poter accedere alla qualifica di segretario generale di gruppo B hanno fatto richiesta di accessi, hanno espresso l'interesse per venire a... Di questi sei, mi avete detto che due li avete sentiti, io mi sono permesso di scrivere a tutte e sei: scusate, ma voi ci avete ancora interesse a venire adesso, eccetera, eccetera. Una mi ha risposto, ma veramente io ho fatto la domanda, ma nessuno mi ha chiamato. E quindi, ecco, volevo dire, a un certo punto forse ci starebbero. È vero che c'è la crisi, è vero che ci sono tutte queste situazioni che oggettivamente esistenti, però è anche vero che ci sono delle persone che sarebbero interessate. Poi, se sono idonee o non sono idonee, questa è una scelta che compete a lei, ma se non lo sente, chiaramente penso che non lo possa dire. Guardi, il colloquio con i segretari, a parte il sindaco, non è un esame giuridico, e quindi coloro che hanno presentato richiesta hanno presentato anche un curriculum, ho detto anche se non era necessario. Questo curriculum è stato verificato prima anche del colloquio, e lei che è di questo mestiere,
senso che conosce questo mestiere, ma che conosce come funziona. Conoscevo. Una domanda se la pone. Io non la voglio dire, capito? Ma ci arriva da solo. Cioè, se c'è una penuria di segretari e alcuni sono a disposizione e non coprono quel 61% dei posti, se faccio la domanda. Però qui dobbiamo risolvere. Sì, non dobbiamo risolvere, stiamo cercando di risolverlo, ma non è così. Cioè non è che ascoltando. Allora, qualcuno non si è manco presentato, qualcuno l'abbiamo convocato e non si è presentato. Qualcuno ha detto che voleva fare, non so quanti, che voleva lavorare in via telematica, per cui lavorava dal paese dove stava, non era manco della regione, e insieme a noi facevano non so quanti altri comuni. E quindi adesso non è che. Cioè, è chiaro, no? Perché ho ricordato come funziona, perché e anche c'è una ragione di riservatezza, non è che possiamo dire che stiamo a perdere tempo o ci abbiamo pregiudizi nei confronti di qualcuno, però vorremmo garantire il massimo della nella situazione data della scelta per quello che riguarda la competenza, le capacità professionali e anche diciamo gli elementi legati alla persona. Ecco, capito? Se lei poi alcuni, cioè, se io voglio convocare lei, non c'ho bisogno. Se sono interessato faccio il secondo step e magari conosciamoci, ci vediamo di persona. Ma io oggi, grazie ai sistemi informatici, clicco, vado a vedere chi è, qual è il suo, che cosa ha fatto, e probabilmente posso anche chiedere a qualcuno, visto che alcuni di questi hanno lavorato in più comuni e non sono oggi. Capisce bene, no? Quindi non è che ci dobbiamo bene, perché dobbiamo rispondere chissà quale fretta alla Corte, non c'è nessun problema con la Corte dei Conti, stia tranquillo. Esiste lei, non c'è problema. Quindi, allora possiamo passare al sesto punto all'ordine del giorno, risposta ad interrogazione del gruppo consigliare progetto a testa, protocollo numero 19.976 del 20 settembre 2019, avente ad oggetto cimitero problematiche. Consigliere Fioriti. Grazie Presidente, sarò breve. Il problema è, faccio presente due problemi di cui uno era già stato presentato in altra occasione, però sinceramente non mi ricordo, darsi pure che mi avete dato la risposta, io non la ricordo, sono onesto, credo di essere onesto. Però obiettivamente si sono verificate un paio di occasioni nei quali delle persone sono rimaste chiuse all'interno del cimitero. Può succedere, perché alle 5 per un quarto, alle 6 per un quarto, non so quante ore di chiusura, può succedere qualche problema, e in effetti poi hanno chiamato i vigili urbani e la Polizia Municipale che ha risolto il problema. Orbene, in alcuni paesi, anzi in molti paesi, hanno messo il cancello elettrificato con un pulsante all'interno del cimitero, proprio per evitare queste situazioni che possono verificarsi, specialmente se è d'estate può benissimo essere in una situazione tranquilla, d'inverno è una situazione un pochettino più scabrosa. Per quanto riguarda il secondo aspetto, è più tecnico, perché obiettivamente mi riferisco alla curva del cimitero per le persone che vengono da valle, che nel momento in cui si incappano in un corteo cimiteriale, in un corteo funebre che va al cimitero, purtroppo la colonna che si crea arrivando alla curva non è visibile per chi proviene dalla valle. Allora basterebbe o uno specchio oppure un segnale non semaforico elettronico, un segnale che si accende e si spegne addirittura all'interno del cimitero, per risolvere il problema e far stare tranquilli due o tre persone che stanno nella zona, che hanno lamentato questa situazione. Grazie. Consigliere Fiorito, aggiungo, la svolta a sinistra. Allora lei. Il sindaco. Allora, alle richieste da lei fatte, consigliere Fioriti, sia in precedenza, nel maggio del 2018, se adesso è segnato bene l'appunto che ho preso, che adesso abbiamo dato le dovute risposte. La ringrazio naturalmente delle segnalazioni che lei puntualmente fa su problematiche concrete e sicuramente utili
per una migliore gestione del nostro territorio, per quello che riguarda il pulsante per l'apertura automatica del cancello d'ingresso al cimitero c'è ed è funzionante, se domani va a fare la visita la può trovare, mi auguro talmente che non rimanga chiuso dentro che il pulsante funzioni. Ed è stato questo, invece è stato messo uno specchio parabolico alla curva che lì dice. Spero che questo possa aiutare gli automobilisti, anche se sappiamo che gli automobilisti gli possiamo mettere tutti i segnali, tutti gli specchi, eccetera. Non è che questo rallenta, perché lì se uno rispetta i limiti di velocità, tant'è vero che fortunatamente non ci sono stati incidenti. Comunque, se questo può ulteriormente aiutare, sulla base delle cose, anche adesso lì alla curva c'è uno specchio, i vigili hanno deciso di mettere lì uno specchio alla curva, uno specchio parabolico alla curva del cimitero. Il pulsante c'è, se domani vuole andare a trovare i suoi cari ci vada tranquillamente e non tema di rimanere chiuso dentro. Posso andare tardi. Grazie. Grazie. La seduta è chiusa, buonasera a tutti.